giorno, cari genitori, sono l'educatrice Patrizia dell'asilo Pantera Rosa. Purtroppo stiamo attraversando un periodo molto difficile che ci ha privato della nostra quotidianità ed ha cambiato lo stile di vita di ognuno di noi. Naturalmente i nostri piccoli non possono comprendere questo cambiamento, per cui l'attenzione dei noi adulti deve essere rivolta soprattutto a loro, che oggi più che mai hanno sicuramente bisogno di essere impegnati sempre in qualcosa di nuovo, cioè in qualcosa che possa stimolare la loro curiosità, la loro voglia di fare e di toccare. Ed è per questo che vorrei proporvi dei giochi che stimolano la percezione e il riconoscimento dei colori. Dobbiamo ricordare che per i bambini la percezione dei colori è molto importante per riconoscere oggetti e spazi nell'ambiente in cui vivono, ma anche per esprimere le loro emozioni. Infatti i bambini solitamente associano i colori brillanti ad emozioni positive come la gioia e i colori scuri ad emozioni negative come la tristezza e la paura. Adesso vi mostrerò due giochi da realizzare con ciò che avete in casa. Per il primo gioco ho utilizzato una piccola scatola dove ho disegnato e colorato delle macchie di colore con un buchino dentro. Dovete invitare i bambini ad inserire la cannuccia dentro il colore corrispondente, in questa maniera. Per il secondo gioco invece ho foderato tre scatole di colori diversi, come vedete una rossa, una verde e una gialla, ed ho preparato una cesta con diversi oggetti dello stesso colore delle scatole. In questo caso dovete invitare i bambini a mettere il giochino, l'oggetto, dentro la scatola del colore corrispondente. Il verde, il giallo. Il ruolo di voi genitori sarà quello di stimolare i piccoli a riconoscere e ripetere il nome dei vari colori e gratificarli e incoraggiarli ad eseguire il gioco correttamente. Un abbraccio a tutti voi cari genitori e a presto!